Let's go! Bentornati ovetti su Super Smash Brothers Ultimate! Nello scorso episodio abbiamo fatto alcune cose, tra cui sbloccato Captain Falcon. E in questo episodio andremo all'attacco, sempre con Captain Falcon. Quindi cominciamo subito la battaglia contro Mach Rider! La velocità del nemico aumenta e ho letto qualcosa, ma non... Oh, non ti azzardare. Ora, cosa abbastanza importante, off camera ho giocato un po' online a questo gioco, perché mi andava troppo di giocare e... quindi sì, ci ho giocato un po', chiedo scusa, magari ho fatto qualcosa che qualcuno non voleva, ma non importa. Non ho sbloccato nessun personaggio, tanto per dire, eh. Vorrei tanto usare il Falcon Punch, ma a quanto pare non ci riesco. La smetti di fare quel colpo strano là, grazie. Yes! Perfetto, vittoria. Ok, senza nessun problema. Oggi vorrei andare il più avanti possibile verso quel boss, che credo sia un boss, che abbiamo visto tempo fa. E per tempo fa intendo ieri. E per ieri non intendo lo scorso episodio, ma proprio ieri. Allora, vediamo un po' se possiamo andare un po' avanti. Nel frattempo, proviamo questa battaglia qua contro Jack Levin, dai. Il nemico potrà usare improvvisamente lo smash finale, devo stare attento. E i rinforzi appariranno durante l'incontro. Va bene, lo faccio. Attacco di fuoco plus, con Capitan Falcon. Danni in corsa va bene, però che altro abbiamo qua? Abbiamo motociclista di Excitebike, va bene. Attacco più con danni alti, vorrei davvero tanto io, dov'è Weezing? Eccolo qua. Potenza delle esplosioni e degli attacchi di fuoco. Perfetto per Capitan Falcon. Quindi all'attacco, cominciamo! Pronti? Ok, allora, concentriamoci subito e cerchiamo di finire il più in fretta possibile sto coso. Punch! Ok. Già puoi usare il Final Smash, dannazione. Io non so qual è lo smash finale di questo. Ok, perfetto. Non so lo smash finale di Ken, stavo provando a dire, ma a quanto pare... Ok, ce l'ho fatta alla fine. Devo solamente sconfiggere queste bellissime ragazzine qua. Oddio, ragazzine detto così è stranissimo. Sono le Wii Fit Trainer, ok. Wow, sta andando molto bene questa battaglia. Voglio lo snack, ok, perfetto. Falcon! No, voglio fare il Falcon Kick come minimo, dai. Allora, Falcon Kick! Attenzione a non cadere, mi raccomando. Falcon Punch! Oh, che bello. Io adoro usare il Falcon Punch e sconfiggere le trainer di Wii Fit. Ok. Ancora no? Falcon Punch! Ok, perfetto. Adoro Capitan Falcon. Tutti quanti già lo sanno. E abbiamo sbloccato Jack Levin. A quanto pare giusto un po' di allenamento in questo gioco aiuta un casino. Perché ho sconfitto Jack Levin in poco tempo senza troppi problemi. È vero che sto usando Capitan Falcon con potenziamenti adatti a lui, ma è così che si gioca ai giochi, giusto? Con i potenziamenti adatti ai vostri personaggi. Allora, là non posso ancora andare, ma posso andare qua sopra, giusto? Mappa intera, di grazia. Là sotto abbiamo già fatto tutto, se non sbaglio. Ma qua sopra no. Quindi ci conviene andare prima qua o liberare prima... qua c'è Snorlax, aspetta un attimo. Perché no, dai, facciamo un po' contro Remo. Anzi, contro Iggy Koopa. Non cambio niente perché sto tipo iper avvantaggiato. Nonostante questo, sì, l'ho visto, ci sono eventi impetuosi. Non mi interessa. Voglio solamente sconfiggere Remo. Ora, andiamo. Ok, per... Oh! Ok, i venti impetuosi però a quanto pare non ci danno troppo fastidio. Quello è un attacco di fuoco, davvero? Davvero? Oh! No! Che cosa è successo? Venti impetuosi, sì, ma mi ha buttato giù l'acqua. Non... Quindi devo saltare subito via dall'acqua. Questa è una cosa che non sapevo, perfetto. Allora, ricominciamo e il microfono funziona. Bene. Sono leggermente gasato, nel caso non si fosse capito, eh. Ok, non mi buttare nell'acqua. Ok, giù. Via, via. Il vento suppongo che smetta dopo un po'. Ok. Fortune Key. Oh no, 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 no. Il vento perché non smette? Ok, mi sa che è impossibile fare questa battaglia se non avete un antivento. Ok, no, perfetto. Allora mi arrendo un attimo. Non lo sapevo questo. Ok. Quindi se c'è il vento impetuoso non è possibile fare nulla. Cambiamo un attimo gli spiriti. Ho qualcosa contro il vento? Danni ridotti da veleno, attacco plus, resistenza alle armi, energia. No, non ho niente, quindi questa battaglia non la posso ancora fare. È un gran peccato.
Suppongo ci sia un'altra battaglia simile a questa qui vicino, che ci dà appunto resistenza al vento. Quindi aspettiamo un attimo. Per adesso andiamo... qua non posso andare, bene. Allora andiamo a liberare quel personaggio e magari anche Snorlax, dai. Incontriamo delle energie a tempo, ok. E il nemico tenderà a non muoversi. Ok, ha senso. All'attacco! Sono svantaggiato, allora no, un attimo. Preferisco... dammi... mi consigli tu? Oh, bene, mi consigli Bontron, davvero? Davvero? Wow. Andiamo con... alla fine è buono se un nemico non si muove, giusto? Quindi usiamo, dov'è? Il Pungifix. Partenza! Pronti? Alla faccia del nemico grande, eh? Ok, attivati. Devo sconfiggerlo molto in fretta. Falcon Punch. Falcon Kick. Mi sa che posso anche usare il Tiger Knee, però... se riuscissi a scendere magari. Ok. Oh, sicuro pure il nemico a quanto pare. Falcon Punch. Ancora. Devo distruggerlo il più in fretta possibile, perché altrimenti potrei avere qualche problema, dai. Se davvero il nemico non si muove. Abbiamo 30 secondi, ce la posso fare? Spero di sì, vai. Quindi questo è semplicemente un, letteralmente, un sacco di botte, sia da dare a lui che faccio io a lui. Ok, dovrei farcela. Se riesco a far entrare almeno un altro Falcon Punch. Ok, Falcon Punch. Ancora. E l'ultimo. Fine. Ok, quindi se usate Capitan Falcon con almeno Weezing dovreste stare a posto. Che poi chi lo sa, perché... ah, eccolo qua, visto, effetti dei venti impetuosi ridotti. Ok, allora adesso possiamo fare contro Remo. Stavo dicendo? Ah sì, se avete la possibilità... No, mi sono perso. Ah, ecco, ce l'ho fatta, mi sono ricordato, yeah. Stavo provando a dire, intanto c'è un'animazione strana. Che succede? Oh! Controller? Oh! Non ho capito perché, a quanto pare il mio Joy-Con sinistro è, credo. Va verso il basso ogni tanto. Anzi no, è quello destro. Devo stare attento. Chiedo scusa, pensavo fosse un errore mio. Stavo dicendo... ah sì, magari qualcuno di voi sta giocando non nel lato sinistro, anzi nel lato destro dove si prende abitante, ma qualcuno avrà iniziato a sinistra con Marth oppure a nord con Sheik. Allora, prima di tutto voglio... dov'è? Attacco fuoco aumentato e al posto dei danni da corsa mettiamo antivento impetuoso. Perfetto, adesso va bene. Chirovenia per il Joy-Con. Devo controllare alcune cose a quanto pare. Spero non si stia rompendo. Ah, adesso vediamo un po' chi riesce a fare tutto quanto, eh. Ho preso il coso, bene. Ah, che bello con i venti... o meglio, col vento impetuoso che non dà problemi, eh. Avvicinati a me. Punch! Ok, non basta? Davvero? Sicuri? Neanche se faccio un altro Falcon Punch. Oppure faccio così. E poi faccio un bellissimo Falcon Kick. Oh, che succede? Non lo so neanch'io. Però sto reggendo, quindi va tutto bene. Yes! Allora, stiamo attenti. Fortunatamente abbiamo preso Snorlax, altrimenti non so cosa avrei fatto. Falcon. No, voglio finirla bene. Voglio finirla. Va bene, va bene. La finiamo male, tra virgolette. La smetti di farmi le prese? Oh, no. Ok, l'ho colpito almeno. Falcon. Niente, Falcon niente. Ha fatto anche una difesa perfetta. A quanto pare le difese per... la smetti di darmi fastidio? Ok. Falcon. Falcon niente. Con Falcon Kick forse? La smetti. Ah, non riesco a colpirlo. Datemi un secondo solo, perché così magari posso... non si avvicina ancora. Perché non ti avvicini? Oh no, dai, ancora. Allora, Iggy, perché mi devi dare così tanto fastidio? Non riesco a... no! Sto annegando. Oh mio Dio. Ah, ho galleggiamento meno. Chi l'aveva visto galleggiamento meno? Sto facendo fail su fail. Prima il Joy-Con, adesso Iggy. Comunque sì, credo si sia danneggiato un po' il Joy-Con mentre giocavo a Let's Go Eevee. È un gran peccato, però non ci posso fare assolutamente nulla. Schiviamo. Ok, adesso proviamo a fare... proviamo a fare meglio. Oh mio... va bene, niente più Falcon Punch. Niente più Falcon Punch. Posso fare così almeno? Ok, perfetto. Se mi avvicinassi io qua, mi sa che forse riesco a mandarlo prima fuori dallo schermo.
Oh, oh, mi ha ingannato davvero un sacco. Falcon Kick. No, galleggiamento meno. No. Ok. Ok, perfetta la carica. Oh, no. No, 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 no. Non farmi annegare. Non farmi annegare, per favore. Oh mio Dio, non riesco a fare niente. Vabbè, adesso annego, perché non ho più aria. Oh, dannazione. Ultimo tentativo e poi si taglia. Però un attimo, perché non mi dovrebbe dare così tanti problemi e non cambierò personaggio? Per adesso voglio usare Capitan Falcon, almeno finché non sblocchiamo il prossimo personaggio. Ah, spero sia Lucas o Ness, perché mi piacciono un sacco e voi già lo sapete. Quindi, oh mio Dio, cominciamo davvero bene. Oh, 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 oh. Ma, oh, la smetti, Iggy del... Oh, oh mio Dio. Oh. Stiamo attenti. No, 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 no. Oh mio. Allora, se non riesco neanche a l'hanno potenziato oppure sto giocando malissimo io? Dai, 2 secondi fa ho fatto partite stupende contro questa CPU. Vai così, ok. Ora resto qua. Non mi avvicino neanche. Dai, vieni tu a me. Ok. Oh, no, dai. Falcon Punch. Finalmente l'ho colpito, però non basta. Allora, dai, vieni qua. Oh, no, 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 no. No. Non riesco a... No, aspetta. Qualcosa non quadra. Perché non riesco a... fare... Ok, devo stare qua. Vuoi continuare? Ok, mamma mia. Ho dovuto rifare questa battaglia per tipo altre 5 volte, però adesso ce l'ho fatta. Le schivate a terra proteggono più a lungo e quelle in aria coprono una distanza maggiore. Perfetto, grazie mille. Ora, ma un attimo, era di livello 3, ecco perché. Allora ha senso, bene. Ah, chiedo davvero scusa per la mia sfuriata, però volevo almeno finire questo tizio qua. Ora, siamo contro A, Maestro Darunia, ossia Donkey Kong. Va bene, però prima di andare, perché non mettere qualche abilità? Dovrei avere tipo non so quanti punti, esatto, 39. Allora, abbiamo durezza atterraggi, meno vulnerabile dopo un atterraggio, riprendi a muoverti più velocemente, potrebbe essere buono. Strumenti da brandire, smash meteora non ce li ho, o meglio ce li ho ma non troppo buoni. Oh, questo può essere buono. E poi possiamo anche, teoricamente, prendere questo, strumenti da recupero plus. Ci manca solo un punto in effetti. L'attacco smash resterà caricato per tutto il tempo in cui tieni premuto il pulsante. Questa può essere una cosa molto OP. Lo dico subito, è OP. Ok, adesso proviamo contro il maestro Darunia. Dov'è? Qua. Donkey Kong. Sconfigge il personaggio principale per vincere il terreno in fiamme. E infligge molti danni al nemico iniziare l'incontro con un martello. Allora no, un attimo. Contro Darunia conviene allora... dov'è? Non tanto Capitan Falcon quanto Lucario. Inoltre, non so se lo mostra... Ok, no, non li mostra, perché per giocare online, ve l'ho detto prima, ho giocato online, ho creato alcuni personaggi Mii, a quanto pare i personaggi Mii non si possono utilizzare qui in questa modalità, cosa abbastanza logica in effetti. Andiamo per se Metal Sonic, non ci posso fare nulla, e poi attacchi aura? Attacchi aura aumentati. Oh mamma mia, ok, va bene. Oh, fortuna che abbiamo il contrattacco. Ma almeno infligge danni anche ai nemici sto coso. Oh mio Dio, no, non infligge danni ai nemici. Perché? Non ha senso. No, fai il contrattacco. Oh mio Dio, perfetto, cominciamo davvero bene, eh. E inoltre non avevo neanche visto che erano tre. Oh, Jigglypuff. Oh no, oh no, 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 no. Ok, 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 tutto bene. A quanto pare quell'attacco fa male, non lo sapevo. E intanto un altro Jigglypuff è KO. Cosa? Ah, aveva le orecchie da coniglio, ecco perché. Ci posso riuscire. Se qualcuno mi attaccasse per bene però, senza fare cose cattive. Ok. No, 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 no. No, aspetta, aspetta. Smettetela di farmi inciampare sulle bucce di banana. Oh, ho un fiore di fuoco, perfetto. Cioè no, non ce l'ho il fiore di fuoco, ce l'ha lui. Oh, dannazione. Oh, dai. No, fai il contrattacco. Fai il contra... Qualcuno mi attacca. Oh no, no. Fai così. Siamo ancora vivi a quanto pare. Perfetto. La smetti di avere quel fiore di fuoco che dà un fastidio quel fiore di fuoco. Ok, perfetto. Dai, qualcuno si avvicini.
Ora posso sbatterli in orbita, mi sa. Se non... Ok, il contrattacco ha funzionato, perfetto. Fiuff, abbiamo sconfitto Darunia, spirito maestro. Che cosa fa? Apre un altro negozio, probabilmente. Adesso vediamo, perché c'era appunto un'icona strana, tipo negozio qua, e quindi... Allora, wow, abbiamo... Ci ho messo così tanto tempo ad affrontare Remo? Dojo di Darunia. Cosa è il Dojo di Darunia? Il Dojo 1. Manda qui i tuoi spiriti combattenti per prepararli ad affrontare nemici potenti. Ok. Dimentica tutto. Cambiare lo stile di uno spirito o fargli dimenticare ciò che ha preso è molto semplice. Perché dovrei fargli dimenticare qualcosa? Darunia ti dà il benvenuto. Aumento difesa, movimento, diminuzione potenza di attacco e salto. Ok. Se questo spirito impara il mio stile, ecco quello che ti aspetta. Per personaggi un po' più tosti. Proviamo ad aumentare Jack Javin, tanto perché possiamo. Ok, va bene. Che devo fare? Impara subito. Ah, ok, devo aspettare. Ok, perfetto. Quindi suppongo di dover poi tornare qui quando voglio ritirare Javin. Sì, ok. Allora, adesso andiamo finalmente un po' più avanti. Posso rompere questo coso? No, una bomba mi serve per distruggere quel coso. Silver the Hedgehog. Ok, però prima qua cosa c'è? Oh, c'è un Goomba qui. Squadra Donkey Kong Mini. Ok, sconfigge un intero esercito. Ok, qui voglio usare Capitan Falcon, per forza. Vai, personaggio di grazia. Non preoccupatevi, non mi importa quanto ci metteremo, però noi sbloccheremo, spero, il nuovo personaggio, perché voglio sbloccare personaggi, fine. Capitan Falcon però dorato, ok. E ovviamente, tanto per dire la formazione, mettiamo quella più buona per Capitan Falcon, ossia lei, non attacco aura, ma l'euro. E forse ci conviene mettere Remo. Ok, all'attacco! Pronti? Vabbè, non è un intero esercito, sono tipo 5. E sono molto piccoli, quindi dovrei avere pochi problemi nel batterli. Sono molto leggeri. Ok, questa battaglia sarà fatta tanto per... boh. Però una cosa la so. Non devo sottovalutare i miei nemici, altrimenti perirò. Tantissimo, perirò. Ok. Ok, e... Oh, aspetta. Io posso caricare lo smash e tenerlo tipo quasi all'infinito. Perché non lo faccio, non lo so neanche io. Ok, fine. È una battaglia molto facile, a quanto pare. Non so perché, ma attacco con i calci plus. Bene, va bene. Indovinate un po' cosa fa? Esatto, aumenta l'attacco a terra. Con i pugni? No, con i salti, ovviamente. Con i salti. Con i calci. Allora, non possiamo ancora rompere quel coso, ma qui c'è Valu, ossia Charizard. Io dov'è che posso andare per liberare quel... Ah, devo fare proprio il giro per liberare quel personaggio. Ok, nessun problema. Contro Silver the Hedgehog. Andiamo in... Beh, Metal Sonic contro Silver avrà pure un senso, no? Ok, andiamo! Pronti? Il nemico inizia con un buco nero? Oh, via, via, via! Ok, a quanto pare non è troppo problematica la cosa. Oh, razzo! Cocotate! Parti pure, razzo! Oh, aspetta, sbaglio, questa zona Green Hill poteva dare fastidio? Oh, ok, vieni qua. Ok, Falcon Punch. Oh, è ancora vivo? Ok, allora Flying Reverse. No, volevo fare il Flying Reverse Falcon Punch, ma a quanto pare non ce la faccio. Va bene, becca di questo direttamente. Oppure ti scaravol... Oh, Bomba B. La Bomba B è sempre buona e utile. Bomba B. Ok, abbiamo vinto. Esatto. Silver, lancio potenziato. Grazie mille. Sfere abilità. Ah, chissà se raggiungeremo a breve il nostro primo spirito di livello 99 potenziato. Spero di sì, in realtà. Allora, qua che altro c'è? Plessy? Yoshi Maxi. Il nemico diventerà Maxi. Ouch. Ci conviene l'attacco, allora. E poi qualcosa che mi aiuti. Lancio plus non serve. Scatola. Ecco, questa può essere buona. La scatola punto esclamativo che... È buona, è parecchio buona, soprattutto contro i nemici maxi. Ok, cominciamo!
Pronti? In effetti, che cosa è Plexi? Perché Plexi, se non sbaglio, è semplicemente una specie di Yoshi più grande o qualcosa del genere. Ok, perfetto. Potrei usare Falcon Kick, però non mi conviene. Posso fare il Flying Reverse. Ok, no, non è Flying Reverse questo. Però potevo fare il Falcon Punch fatto bene. E lo voglio fare, in effetti. Falcon. Ok, no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, aspetta, sono sulla palma. Perché sono sulla palma? Non ha senso essere sulla palma. Come ho fatto? A quanto pare davvero la potenza del fuoco è così potente. Cioè, aumentata. Con solo due spiriti. Cioè, non mi lamento, per carità, però... mi aspettavo molto di meno come potenziamento. Che tipo tutti quanti i potenziamenti derivassero non tanto dagli spiriti quanto dalle abilità. L'acqua scorre troppo impetuosamente. Oh, bene. Che posso fare? Scusate. Ah, posso andare qua? Ok, allora ha senso. Finisco qua? Dove finisco? Scusate. Ah. E io come... c'era un passaggio qua. E neanche l'avevo visto. Cupido. Vai. Aspetta, consigliameli tu. Va bene. Pronti? Quanti ne sono, scusate? Oh mio Dio. Vabbè, almeno sono tanti, quindi vuol dire che li butto più facilmente fuori, no? Appunto. Allora, scusatemi davvero tanto, ma questo video è strano. È molto strano. Ho fatto pochi progressi nello sbloccare altri personaggi. Il punto è che la cosa principale di questi episodi è proprio lo sbloccare i vari personaggi. E se non lo faccio è un problema. Oh. Appunto è un problema. Ce la faccio a distruggere completamente Pit? Anzi, Cupido? Certo. Ok, stavo provando a dire, facessero l'attacco normale, non in aria, sarebbe una cosa molto buona per loro, ma a quanto pare... pecca di questo. No, c'ero quasi. Pit? Pit? Perché hanno fatto così? Le hanno regolati malissimo questi Cupidi, però... grazie. Allora, cos'è un bastone? Perché la mazza da baseball è diversa dal bastone perché si chiama mazza da baseball. Vedremo più avanti questa cosa, forse? Ora, fammi andare avanti. Almeno solleva la nebbia. Grazie. Ok, allora. Dive man. Ah, dive man per nuotare. Qua invece c'è altra roba. Oh, non si può andare là? Ok. Allora andiamo prima da dive man. Eccolo qua. Formazione, va bene. Incontro energia. Il nemico inizierà l'incontro con uno steel diver. Yay! Lo Steel Diver suppongo sia il sottomarino, che dà parecchio fastidio in effetti. Quindi stiamo attenti. Ok, siamo contro Dive Man. Pronti? Sono due? Oh, perfetto! Sono due... oh mio Dio, oh mio Dio! Allora, fermi. Sprecate pure il vostro... coso. Oh mio Dio, ok, no. Finché non lo sprecano non possiamo fare nulla. Oh no, c'era! Il Falcon Punch ci stava. L'avessi colpito... ok. Ce la faccio? Oh! Mega Man è sempre stato così grande oppure lo hanno ingrandito solamente per questa battaglia? Ok. Fuori due. Ok. Ho preso letteralmente due piccioni con un pugno. Ok. Allora. Dai, intanto abbiamo sbloccato, suppongo, Dive Man, quindi possiamo adesso nuotare finalmente. Però devo andare prima da un'altra parte. Grazie. No, mi fa tornare qua, davvero? Che cosa stupida. E come faccio ad arrivare là sopra, allora? Non ne ho idea, però voglio prima il tesoro. Snack? No, sfere abilità, nice. E qui c'è Beware, Beware. Allora, albero delle abilità. Vediamo un po', qua abbiamo cose che non ci interessano. Attacco più con danni alti. Durata di trasformazione. Strumenti non ci interessano. Smash Meteora. Vabbè, non abbiamo comunque abbastanza sfere, quindi a questo punto facciamo questa battaglia e basta. Contro Beware. Formazione. Cambiamo Pokémon? Beh, sì, cambiamo personaggio e lottiamo con un Pokémon. Abbiamo solo Lucario, giusto? Credo di sì. Sì, ok. Link. Mi piace Link, quindi nessun Lucario. Ok. Però siamo svantaggiati con tecnica, quindi andiamo di difesa. Contro le arti oscure. Questo non serve. Mettiamo... abbiamo preso Plexi. Nuotatore oppure Cupido. Proviamo Cupido. Tanto perché possiamo. All'attacco. Pronti? Via! Dammi il bastone. Cosa? Oh, ok, perfetto. È il bastone di coso.
di Kid Icarus Uprising. Allora ha senso. Oh, oh no, aspetta, aspetta, aspetta. Che posso fare? Aspetta, aspetta, aspetta. Signore. Ok, l'ho colpito almeno. E carica. Oh mio Dio. Allora, fermi. Sto per farcela. Ok, allora. Oh, no, 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 no. Ok, dai. Ho una buccia di banana qui per te. Ho una buccia di banana messa là e l'ho colpito e l'ho sconfitto. La super corazza è solamente, suppongo, per le prese. Intanto abbiamo sbloccato Beware. Eccoci qua. E... basta? Abbiamo fatto tutto quanto? Game & Watch? Sì, lo sbloccassi. Devo ancora sbloccarlo. Un attimo, qua c'è un fiocco. Vuol dire che c'è Peach? O un personaggio rosa in generale? No, c'è Yoshi. Io adoro Yoshi. Perfetto. Useremo Yoshi ovviamente nel prossimo episodio. Allora, no, Lucario, quindi forse è meglio usare Biorex. Sempre col bastone, sembra un ottimo strumento, quindi perché non usarlo? Ok, liberiamo Yoshi. Pronti? Via! Fortunatamente il bastone è molto buono. Ho finito? No. A quanto pare lo sto per finire. Oh! Posso colpire? Ok, va bene, è finito il bastone, nessun problema. Ah, vero, possiamo fare una cosa molto bella. Oh, parata perfetta, manco lo volevo fare. Sto provando a mostrare una cosa ai miei iscritti, Yoshi. Ok, si è ingrandito. Dicevo, la bomba si può lanciare e si può far esplodere quando si vuole. È una delle particolarità di questo Link. Perché dico questo Link? Ce n'è più di uno, ovviamente. Oh, no. Oh, aspetta, 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 aspetta. 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 Non devo farmi beccare così. Oh, eccolo qua. Il sottomarino. Oh, no, 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 no. No. Ok, no. Via, via. Perfetto, l'ho colpito. Adesso ancora, e ancora, e ancora. E... boom, boom, cia. Addio Yoshi. E reclutato Yoshi. La cosa più importante è questa. Ok, perfetto. Yoshi si unisce alla lotta. Tantissime sfere abilità. E abbiamo già fatto, a quanto pare. Io in realtà volevo andare verso il boss. Ci andremo ovviamente nel prossimo episodio, perché ho speso troppo tempo a lottare contro quei cosi là strani. Eileen oppure Parasol. Cosa... boh. Mappa. Possiamo anche andarci là sopra. Manco è così difficile andarci. Intanto come procede? Beh, non lo capiremo mai, a quanto pare. Va bene, facciamo giusto un'ultima battaglia, allungherò un po' il video. Battaglia senza esclusione di colpi, ok. Ma con Yoshi, ovviamente. Perché io adoro Yoshi. Yoshi può fare una cosa molto bella, ossia mangiare gli avversari. Lo fa anche Kirby, ma Yoshi lo fa molto meglio. Perché li mangia e poi li mette in un uovo. Non chiedetemi come, ma fa così. E quindi... allora, tu e il bastone. Il bastone è troppo buono, per adesso lo voglio usare, dai. Ah, è Palutena Mini. Ok, va bene, nessun problema. La palla, ok, questa palla qua è strana. Perché quando colpisce riva sull'avversario. Ed è molto buona come cosa. Palutena, sta a posto? Sembra di sì per adesso. E adesso non più. Ok, abbiamo Eileen. Da se non sbaglio Kirby e qualcosa qualcosa Wii U. Colori strani. Ok, abbiamo fatto. Vediamo solamente cosa c'è oltre la nebbia e poi terminerà l'episodio. Allora, vediamo un po'. Oltre il fiocco nebbioso c'è una landa strana, piena di cose strane. Allora, qua c'è Nella, però non ci voglio ancora andare. Suppongo di dover, ecco, di dover arrivare dall'altro lato della corrente, del fiume qua. Magari ora mi ci fai andare perché corre, perfetto. Però qua non posso andarci. Ah, ci posso andare allora. E mi fai arrivare qua? Oh, allora potevo sbloccare anche... ok, no. Lo sbloccheremo la prossima volta. Ok. See you next time, baby.